È all'interno della sala degli oratori di Palazzo Moncada che oggi a Caltanissetta, alla presenza delle istituzioni e delle associazioni, è stato sottoscritto il Patto Territoriale per la Giustizia e la Bellezza proposto dall'UEPE, cioè l'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna, in partenariato con il Comune di Caltanissetta e l'Assessorato alla Cultura. Il patto non è un protocollo, non è un accordo, diciamo, formale, è una visione, un orizzonte di senso che viene prima di ogni cosa. Allora, questo patto nasce da un'esperienza di lavoro concreta che ha coinvolto sia l'amministrazione comunale, sia l'ufficio che dirigo, ma anche diverse cooperative, il volontariato, le scuole, su un quartiere, diciamo, che è il cuore, diciamo, della città, Provvidenza, che tutti i nisseni conoscono, amano. E in questo quartiere, diciamo, abbiamo iniziato un percorso proprio con un gesto molto elementare, però un gesto che, diciamo, per usare le parole di un antropologo, dice sempre la verità, il camminare. Giustizia come equità che coinvolge la società intera, con questo messaggio cardine condiviso da tutti i presenti, si è parlato del patto. È un momento importantissimo perché il quartiere Provvidenza purtroppo negli anni ha perduto la sua bellezza ed è come se ci fosse una ferita aperta nel cuore della città. E allora questo patto di comunità nasce proprio per creare una rete tra tutti i soggetti che hanno la sensibilità di recuperare la memoria e l'identità della nostra città per costruire un futuro in cui non ci siano più quartieri che sono sacche di emarginazione espulsi dal contesto della città. E così, dopo un'esperienza di quasi 3 anni, con progetti che hanno riguardato il quartiere Provvidenza, la complementarietà del percorso tra UEPE e amministrazione, si è arrivati alla scrittura di una nuova pagina della storia della città dove il camminare insieme è esercizio di verità. Caltanissetta come faro e modello di comunità che è puntata sulla rigenerazione, sulla spinta rieducativa della giustizia, quella realmente propulsiva, perché la giustizia non è tale se non è armonia. La dea egiziana della giustizia, Mat, era la dea della bellezza, perché se non c'è armonia, vale a dire se non si genera benessere interiore, non ci può essere giustizia.